Bentornate e bentornati su All We Need Is. Io sono Silvia e insieme a Mariam parliamo delle comunità femminili plurali e cerchiamo ogni settimana di capire cosa ci serve per costruire queste comunità e quindi per trovare in una comunità la parità di genere. Ma passiamo subito al tema di oggi, Mariam. Sì, grazie Silvia, sono Maryam, una delle due co-speakers. Oggi avremo con noi un ospite speciale, una ragazza attiva socialmente, Giuliana De Luca. Perché non ci racconti un po' qualcosa su di te e un po' della tua storia? Ciao, buonasera a tutti. Io innanzitutto vi ringrazio per avermi invitato perché comunque per me è veramente utile e importante poter raccontare la mia esperienza. Io mi chiamo Giuliana De Luca, ho 24 anni e abito a Pisa e ho frequentato il liceo linguistico, ho la passione per le lingue e dopodiché ho fatto un anno di università, però ho interrotto il mio percorso di studi, ho intrapreso il mondo del lavoro. Ho cambiato tantissimi lavori, ne ho fatti veramente tanti, perché diciamo che stavo cercando quello che poteva essere più in linea con quello che volevo fare e che mi piaceva fare nel mio futuro. E quindi dopo 6 anni in cui diciamo, ho cambiato veramente tantissimi lavori, ho trovato poi 2 anni fa un progetto che sto portando avanti, che ad oggi vedo come quello che mi piace fare, nel quale mi rivedo anche nei prossimi anni. E a livello personale invece sono una ragazza molto semplice, mi piace il contatto con la natura, mi piace viaggiare, mi piacciono gli animali, leggere, le passeggiate, quindi sono una ragazza molto semplice. Grazie per questa introduzione. In realtà scopriremo, secondo me, nel corso del podcast che non sei proprio così semplice, sei molto speciale. Passiamo subito alla prima domanda. Vogliamo parlare un po' del tuo rapporto con i social. Vedo che sei molto attiva e fai anche delle live su Instagram. Hai un blog personale su Facebook che è di ispirazione per molte ragazze e ragazzi. Da dove nasce questa esigenza di volersi raccontare sui social per motivare gli altri? Sempre che questa sia appunto l'intenzione che avevi, e altrimenti da cosa sei partita per arrivare a questo risultato? Allora, io sono sempre stata una ragazza antisocial, mi sono iscritta ad Instagram circa fine 2016, quindi relativamente tardi rispetto alle mie amiche che invece già erano molto più avanti di me sul fattore social. E diciamo che fino all'anno scorso ero anche molto inattiva, nel senso che postavo 3 o 4 foto all'anno, quindi insomma potete immaginare il mio rapporto con i social. Li vedevo comunque come una distrazione o un passatempo, ma ho sempre comunque pensato che non mi volevo tanto concentrare su quello perché per me era veramente una perdita di tempo. Poi con la pandemia ovviamente ci siamo ritrovate ad essere costretti ad isolarci, allontanarci anche fisicamente tutti quanti e quindi l'unico strumento che avevo a disposizione in quel momento per restare in contatto e vicino ai miei amici, ai miei colleghi, è stato proprio il mondo dell'online. Quindi sono, diciamo, partita perché obbligata dalle circostanze esterne dovute al Covid e poi perché, come ho detto prima, sono 2 anni che sto sviluppando un'attività e quindi ho dovuto trovare la soluzione per poter continuare questo mio percorso e l'ho trovata appunto grazie alla tecnologia. Quindi me la sono fatta amica. E circa 2 mesi fa ho deciso di aprire un nuovo profilo Instagram e di raccontarmi, quindi di condividere la mia vita, le mie esperienze, perché vorrei riuscire a impattare positivamente sulla vita delle persone. Quindi, come hai detto tu, è diventata una vera e propria esigenza per me quella di voler raccontare la mia storia, perché ho pensato che potesse essere utile in un momento come questo, perché comunque di esperienze ne ho fatte e quindi racconto chi sono, cosa faccio, appunto i miei errori soprattutto, con l'obiettivo di rendermi utile per chiunque possa trovarsi nella mia stessa situazione di oggi o di quelle comunque che ho passato negli anni precedenti. Infatti io ti seguo da un bel po' sia su Facebook che su Instagram e vedo che sei una ragazza molto motivata e pronta a cambiare abitudini pur di raggiungere i tuoi obiettivi. Ciò però non vale per tutti. Infatti, purtroppo, oggigiorno in Italia e non solo, esiste la figura del NEET. Sei a conoscenza di questo fenomeno e che cosa ne pensi? Sì, allora ne ho sentito parlare, so che questo termine si usa per definire una persona, soprattutto di giovane età, che non ha e né cerca un impiego
impiego, non frequentano scuola né un corso di formazione o comunque un percorso personale o professionale. Cosa penso? Penso che questa è una fase storica in cui c'è molta incertezza, soprattutto in quella fascia di età dai 20 ai 25 anni, ma comunque anche di più, fino ai 30-35, e dovrebbe essere questa invece l'età principale in cui iniziamo ad attivarci, a pensare al nostro futuro, e invece c'è tanta paura e incertezza. Manca proprio, secondo me, la visione, e questa è una cosa allarmante, perché come situazione noi giovani dovremmo essere, cioè siamo il futuro del domani. Quindi quello che consiglio io di fare è assolutamente di togliere il divano, togliere Netflix, la televisione, e di attivarci il più possibile, perché per chi vuole, chi ha voglia di mettersi in gioco, le possibilità ci sono anche oggi, sicuramente in un modo diverso rispetto a prima, perché il mondo del lavoro sta cambiando velocissimamente e col Covid si è veramente accelerato ancora di più il processo, e quindi non è che non ci sono opportunità, però si stanno spostando in una direzione diversa rispetto a quella che credevamo e che eravamo, diciamo, abituati a pensare come al nostro futuro. Questo tra l'altro è un argomento che sento in modo particolare, perché ogni giorno, appunto, con la mia attività cerco di trasmettere proprio questo, il fatto che bisogna avere tanta elasticità mentale e consapevolezza di ciò che sta accadendo nel mondo intorno a noi per riuscire a cogliere le opportunità e a prendere le decisioni giuste per il nostro futuro. Ecco, è difficile trovare un certo livello di consapevolezza, soprattutto in questo periodo. La pandemia sicuramente non ha aiutato proprio a livello psicologico, anzi molti giovani si sentono più sperduti di prima. Pensiamo anche ai ragazzi che non sono stati raggiunti dalla didattica a distanza, o comunque chi si è diplomato in questo periodo e non si sente ancora pronto a proseguire gli studi e allo stesso tempo però non trova lavoro a causa della scarsa domanda di mercato diminuita a causa del Covid. Cosa ne pensi a riguardo? Che cosa si può fare? Allora, io non sono laureata, perché dopo il diploma non ho trovato la motivazione necessaria a finire anche il percorso universitario. Come dicevo prima, ho deciso di abbandonare gli studi nel 2016, che era una fase completamente diversa rispetto a quella che stiamo vivendo oggi con la pandemia, però ci tengo comunque a raccontarlo un pochino. Ho lasciato il percorso universitario perché mi ero accorta che le competenze che stavo acquisendo durante il mio primo anno di università non mi avrebbero veramente aiutato poi nell'affrontare il mondo del lavoro una volta uscita. Cioè non sapevo effettivamente come applicarle poi nel mondo lavorativo, esclusi ovviamente i percorsi di studio per una libera professione come un medico, un avvocato. Quello è chiaro che il percorso universitario deve essere necessario e fondamentale per arrivare poi a raggiungere quell'obiettivo e quella professione dopo. Per me era tutta teoria, mi rendevo conto che ai miei occhi il mondo fuori, il mondo del lavoro, dell'economia era molto altro, e quindi sentivo che non stavo davvero imparando come potermela poi cavare in quel mondo lì là fuori, in quello che sarebbe stato poi il mio campo di battaglia una volta conseguita la laurea. Poi a un certo punto ho detto basta, soprattutto è stata una decisione non facile, perché comunque anche i miei genitori ci contavano molto, quindi ho dovuto prendermi di coraggio e dire che non era quello che volevo fare, che se mi volevano bene dovevano comunque accettare questa scelta, e io volevo veramente capire cosa significava lavorare, quindi volevo provare proprio a stare in campo, sulla mia persona, come ci si rapporta col mondo del lavoro, con i colleghi. Quindi in un certo senso nemmeno io mi sono sentita pronta a proseguire gli studi per motivi diversi magari rispetto a quelli che invece possono affliggere uno studente appena diplomato oggi in piena pandemia. Quello che io ho fatto e sto facendo tuttora, ed è il consiglio che voglio dare a chi si trova in questa situazione, a chi magari sta già studiando o inizia adesso un percorso universitario, è quello di non studiare e basta, ma di concentrarsi anche sullo sviluppo della persona, cioè di noi stessi, cioè di investire del tempo anche sulla crescita personale tramite libri o corsi di formazione che comunque si possono seguire anche online. Cioè ci sono cose che a scuola purtroppo non ci insegnano, non ci educano a sviluppare certe abilità e competenze che invece sono fondamentali e di aiuto nel mondo reale. Quindi questa è la scelta che io ho fatto, che ho fatto io al tempo, ad oggi, e la formazione per me ormai è diventata una priorità nella mia vita, quindi io investo tantissimo su me stessa. Quindi questo è il consiglio che posso dare, al di là comunque dell'incertezza che c'è ovviamente nel percorso di studio e tutto, sicuramente non limitarsi a quello, ma investire tanto anche su noi stessi.
Sì, no, sicuramente hai perfettamente ragione. E però rimanendo in tema pandemia, tu come hai vissuto la situazione? Anche tu ti sei dovuta adattare, passare al digitale oppure ti sei dovuta prendere del tempo, ti sei dovuta fermare e capire se ciò che facevi aveva un senso? Allora sì, diciamo entrambe le cose. Personalmente negli ultimi 12 mesi ho migliorato notevolmente la mia routine, perché come hai detto molto bene tu, ho avuto la possibilità di prendermi il tempo per capire in che fase della vita ero, cosa stavo realmente facendo ogni singolo giorno, su cosa mi stavo concentrando e in che cosa stavo focalizzando la mia energia. Quindi ho potuto ritrovarmi con me stessa, mettermi lì a farmi delle domande specifiche, ho rimesso per iscritto tutti i miei obiettivi che mi ero detta che volevo raggiungere, ho confrontato ciò che mi ero prefissata con ciò che realmente poi avevo portato a termine, mi sono data nuovi obiettivi e cioè mi sono potuta fermare e mi sono chiesto: ok, la mia vita sta procedendo in questo modo, ma io che cosa voglio veramente? Cioè cosa devo fare d'ora in poi perché la mia vita sia come voglio io? E quindi ho creato delle nuove abitudini, ho creato una nuova routine, mi sono messa degli obiettivi, degli obblighi proprio verso me stessa da mantenere e sicuramente per questo devo ringraziare la pandemia che appunto mi ha permesso di fare il punto della situazione e di rimettermi in carreggiata, perché spesso nella nostra testa noi sappiamo cosa vogliamo, o meglio cosa vorremmo e come vorremmo vivere, però poi con la routine di tutti i giorni siamo ormai in un loop abitudinario e quindi viviamo le giornate senza, cioè con inerzia tutte uguali alle altre, no? E quindi il 2020 mi ha aiutato a rimettermi sicuramente sulla pista giusta, mi ha ridato la direzione giusta verso i miei obiettivi e sono davvero molto contenta di aver ritrovato la mia bussola. Posso anche fare degli esempi, comunque ho diciamo introdotto il fatto di svegliarmi alle 6 tutte le mattine e quindi ho il tempo di scrivere ogni giorno i miei obiettivi, di chiarirli, ho il tempo di lavorare sulle mie credenze, di leggere un capitolo al giorno ogni mattina, ho il tempo di allenarmi, quindi mi sono nuovamente rimessa in forma, ho fatto diventare nuovamente un'abitudine l'esercizio fisico, questo ovviamente mi ha permesso anche di migliorare il mio stato fisico, l'energia e l'alimentazione a livello personale. Per quanto riguarda invece il progetto che sto sviluppando, allora è stato destabilizzante all'inizio, perché davvero io non avevo nessun legame col mondo online, noi facevamo praticamente tutto offline, quindi appuntamenti dal vivo, meeting di presentazioni negli alberghi, la formazione dal vivo, le cene e i weekend insieme, quindi cose che ovviamente con la pandemia non potevamo assolutamente più fare, però grazie a tutta questa situazione ho potuto scoprire la forza dell'unione, cioè del fare le cose insieme, del team, perché grazie alle guide che io ho avuto in questa attività, che si sono davvero reinventate, si sono riadattate, hanno costruito un metodo del tutto nuovo online, quindi un modo di fare attività nuovo che fosse possibile sviluppare anche da casa, diciamo il famoso smart working come lo chiamano tutti oggi. Quindi per me è stata dura, cioè non ero assolutamente abituata a stare connessa 7, 8, a volte anche 10 ore al giorno e all'inizio ho avuto dei momenti in cui avrei veramente voluto buttare il PC dal terrazzo, a volte mi capita anche adesso, lo ammetto, perché non è una cosa che ero abituata a fare, però mi sono adattata, cioè ho guardato la situazione per quella che era realmente e mi sono detto ok, cioè che possibilità ho in una situazione come questa di continuare a sviluppare questo progetto tramite l'online. Ok, so come si fa? No, non lo so, e quindi ci siamo affidati a un formatore, un esperto che ci sta insegnando ad utilizzare questi strumenti per lavoro e non per gioco. Quindi oggi sono qui anche a fare questa intervista con voi e posso dire che mi sono adattata, mi sono reinventata, ho acquisito anche competenze nuove, quindi questo è quello che vorrei dire, che un anno fa non avrei mai immaginato di poter riequilibrare così la mia vita e non avrei mai pensato che la pandemia potesse portarmi dei vantaggi, dei benefici, e invece è stato così, perché ho capito che comunque dobbiamo sempre trovare soluzioni e guardare il lato positivo di ogni esperienza, ritrarre sempre il meglio da ciò che ci capita, perché comunque le cose non accadono a noi, ma per noi, per darci la possibilità comunque di migliorare e di fare sempre un step successivo. Hai avuto in qualche modo la prontezza e la capacità di rimanere attiva nonostante sia cambiato qualcosa nel mondo intorno a te. Però non tutti hanno avuto
la possibilità e la capacità di potersi reinventare. In particolare mi riferisco un po' alla situazione di molte donne che si sono chiuse in casa perché le scuole erano chiuse e quindi ci si aspettava che fossero loro appunto a dover rinunciare alle proprie ambizioni per il bene della famiglia, dei figli. Che consiglio daresti a chi si trova in questa posizione? Allora, io non sono mamma, quindi premetto che trovo comunque un po' di difficoltà nel parlare di situazioni che non ho vissuto e provato sulla mia pelle, di cui non posso portare la mia personale testimonianza. Però, come ho detto prima, nelle situazioni apparentemente negative mi sforzo sempre di trovare un lato positivo. E questo è un atteggiamento che ho preso da mia mamma, che lei lavora nel mondo della ristorazione, che è stato uno tra quelli che più ha risentito della pandemia. E lei è stata un bellissimo esempio per me di mamma che ha saputo reinventarsi, perché ha deciso di rimettersi a studiare facendo un corso per imparare il metodo di insegnamento adatto per fare ripetizioni, perché mia madre è madrelingua tedesca e quindi ha deciso di sfruttare tutta la situazione prima di tutto per formarsi e poi per diventare un tutor e dare ripetizioni in lingua tedesca. Questo per dire che comunque l'online è veramente uno strumento potentissimo e che secondo me si adatta bene alle esigenze che una mamma può avere con una famiglia, i figli, la casa da gestire. Quindi la tecnologia, gli strumenti ci offrono comunque la possibilità di lavorare da casa secondo le nostre disponibilità orarie e quindi di poter essere comunque presente a casa, ma riuscendo anche a perseguire comunque degli obiettivi, dei progetti per se stesse. Da qualche anno vediamo sempre più ragazze e ragazzi che, finiti gli studi, se riescono a finirli, si trovano a dover affrontare le sfide del mondo reale senza magari una vera preparazione ed accettano qualsiasi lavoro accontentandosi di quel che trovano, dopo i vari lockdown, zone rosse, arancioni, gialle, eccetera. Secondo te che impatto ha avuto la pandemia sulle scelte dei giovani, sempre che abbiano avuto appunto la possibilità di scegliere? Io, come ho detto prima, sono fermamente convinta che a scuola purtroppo certe abilità non ci vengono insegnate. Abilità come la gestione del tempo, delle emozioni, il sapersi relazionare con le persone, il problem solving, cioè abilità che sono sempre più importanti e che sono quelle che realmente poi ti servono nel mondo lavorativo di tutti i giorni. Sicuramente questo. Poi inoltre ritengo che oggi, oltre alla situazione della pandemia, che sicuramente ha mischiato le carte in tavola, ci ha scombinato i piani, penso che un altro fattore che, come hai detto tu, impatta e impatterà, influenzerà sempre di più, sul mondo del lavoro, è l'automazione. Cioè migliaia di persone svolgono lavori e compiti che stanno diventando rapidamente eseguibili da robot, da computer e da macchine, e vorrei che tutti in generale, ma ovviamente mi rivolgo soprattutto ai giovani, riuscissero a capire che il mondo del lavoro sta andando verso un'economia orientata al rendimento, alla performance. Questo già sta succedendo e vuol dire che saremo pagati solamente per quello che facciamo, per i nostri risultati e non per il nostro tempo. E questo è un atteggiamento mentale, un comportamento, una mentalità che a scuola purtroppo non ti insegnano. Invece l'ascesa esponenziale della tecnologia ha cambiato tutto e sta eliminando posti di lavoro giorno dopo giorno e non c'è niente che si possa fare comunque per fermare questo processo. Quindi d'ora in poi, cioè, il mondo del lavoro ti paga se porti valore, cioè in base a quanto valore porti sul mercato. E questo, per quanto giusto o sbagliato che sia, dobbiamo capire che è la direzione in cui sta andando il mondo. Quindi noi, in quanto nuova generazione che costruiremo il futuro nei prossimi anni, dobbiamo andare in direzione del progresso. E questo richiede, come ho detto prima, apertura mentale e spesso richiede anche mettere in discussione le nostre credenze che abbiamo, come quella ad esempio del posto fisso, che sappiamo bene che non esiste più perché può variare, e credo che il 2020 ci abbia veramente insegnato che non ci sono certezze, se non una che ho già menzionato prima per me, e cioè della crescita che possiamo fare noi, quindi dell'investimento su di noi e sul nostro sviluppo personale. Dobbiamo capire che è troppo importante per noi e per il nostro futuro imparare abilità nuove che saranno sempre più richieste, e parlo appunto di abilità umane che nessuna scuola ti insegna.
ripeto, parlo di gestione del tempo, del denaro, la capacità di sapersi creare il lavoro, organizzarsi la giornata, la capacità di entrare in empatia con gli altri, saper ispirare, la capacità di saper scegliere, agire anche in situazioni che sono scomode, di rispondere delle proprie azioni, delle proprie scelte, quindi prendersi le proprie responsabilità, invece di incolpare sempre il governo, lo Stato, la pandemia, il datore di lavoro, che è una cosa che ultimamente sento molto, la capacità di comunque di trovare soluzioni e quindi di dire magari agli altri quello che pensi senza ferirli, di saper lavorare in team, ce ne sono tantissime. Quindi il sacrificio di apprendere delle skills che sono sempre più importanti, perché sono quelle che non potranno essere sostituite da nessuna macchina, quindi diciamo che ti proteggono e ti preservano dall'avvento dell'automazione. Io sono fortunata ad aver capito tutto questo a 19 anni e di aver fatto quindi delle scelte in base a questo e di aver dedicato i miei ultimi 2 anni allo sviluppo di tutte queste competenze, ed è il consiglio che do a tutti, che purtroppo appunto a scuola non ci insegnano queste competenze. Io il consiglio che do è quello veramente di invece mettersi d'impegno e investire sullo sviluppo di queste competenze. Stiamo parlando quindi di tutte le competenze trasversali e tutto ciò che ha a che fare con la nostra personalità alla fine. Proprio di questo appunto che volevamo parlare, cioè dell'impatto emotivo che c'è stato sui giovani in questo periodo e di come ha influito sulle loro personalità. Pensa che alcuni dati indicano che il 30% degli studenti ha sofferto o soffre del disturbo post-traumatico a causa del distanziamento sociale. I dati non sono definitivi perché si dovrà aspettare di tornare alla normalità per avere poi la certezza, dati più certi, però comunque rimane un dato molto allarmante. Io credo che ciò sia dovuto anche alla mancanza di routine, cioè la vita scolastica è un meccanismo importante che permette ai giovani di organizzarsi e con le scuole chiuse però perdono un punto di riferimento e il loro senso di identità potrebbe vacillare. Inoltre la precarietà richiede anche grandi capacità di adattamento. Giuliana, che consigli daresti per uscire da questa situazione di crisi esistenziale? Allora, il consiglio è quello di concentrarsi su noi stessi, quindi di mettere l'azione sulla crescita che possiamo fare noi. Quindi in una fase come questa sicuramente di stare uniti, non rimanere soli, per quanto ovviamente uniti si possa stare, trovare qualcuno a cui ispirarsi e che ci motiva e che ci guida. Quindi di non farci prendere dalla pigrizia, come ho detto prima, la TV, Netflix, il divano, cioè di non fermarci perché sennò poi ripartire in una fase successiva sarà ancora più dura. Quindi di restare comunque attivi, perché di opportunità ce ne sono. L'importante è saper dove guardare, perché ripeto, il mondo del lavoro si è spostato su altri settori, come ad esempio quello del network, dove opero io da 2 anni, che comunque nel 2020 ha fatto numeri importanti, perché è un settore che va nella direzione in cui sta andando il mondo, quindi nel creare valore, è un'attività dove sei pagato per i tuoi risultati e che puoi svolgere da casa con un computer, con uno smartphone, quindi completamente online. Quindi se facciamo attenzione, di possibilità ce ne sono, ne possono uscire tante, però l'importante è rimanere attivi, perché il fare, il creare, il progettare, l'impegnarsi verso un obiettivo evita appunto di entrare in una situazione di crisi esistenziale, come hai detto tu. E lo so che ovviamente pensare al futuro, il progettare in un momento come questo non è semplice, però ci dobbiamo comunque sforzare di farlo, cioè di rimanere veramente attivi mentalmente, perché sennò ripartire sarà ancora più difficile dopo. Ecco, e con tutto questo impegno, no, e attività, come riesci a gestire poi l'ansia e l'incertezza? Allora, io mi faccio sempre delle domande, quindi come gestisco l'ansia e l'incertezza? Mi chiedo che cosa voglio realmente io, quindi capendo cosa voglio davvero, perché come hai detto tu prima, a volte ci accontentiamo di qualsiasi lavoro, invece porsi degli obiettivi chiari e specifici è fondamentale per combattere lo stato di incertezza. Se no ti ritrovi a svolgere un lavoro che non ti piace per le circostanze e non perché lo vuoi veramente. Quindi come gestisco l'ansia io? Spostando l'attenzione da quello che non posso controllare a quello che invece si può controllare e posso decidere. Quindi mi chiedo sempre cosa posso fare, come posso imparare da questa situazione, sempre. Quindi mi faccio sempre delle domande che sono propositive, attive e che mi aiutano comunque a mantenere la mia mente concentrata su quello che posso fare, posso decidere e posso controllare.
Ecco, questo effettivamente può tornare veramente utile per riuscire a gestire l'ansia. Una domanda che ci piace sempre chiedere ai nostri ospiti è: cos'è per te una comunità femminile plurale e cosa manca, se ritieni possa mancare qualcosa per poterla raggiungere? La domanda è bellissima, ti ringrazio, mi piace molto veramente. Come ho già detto, sono 2 anni che lavoro nel settore del network e non voglio entrare nello specifico, ma di base il network è un lavoro di rete, un progetto in cui si costruisce un team, una squadra di persone che perseguono tutte lo stesso obiettivo. Quindi io ho come obiettivo quello di costruire una community di ragazze giovani, di ragazze ambiziose che hanno voglia di mettersi in gioco, di tirare fuori il massimo, il loro massimo potenziale, di donne e ragazze che sanno di valere e meritare di più e che si impegnano per conquistarsi quello che vogliono. Quindi comunità femminile per me vuol dire unione di ragazze giovani o giovani da più tempo che decidono comunque di condividere a vicenda i loro sogni, i loro obiettivi, di aiutarsi l'un l'altra per raggiungerli. Vuol dire supporto, motivazione, incoraggiamento, condivisione di momenti belli e brutti, ovviamente quindi di gioie e successi, ma anche di fallimento, di illusioni insieme. Soprattutto comunità femminile per me significa stima, solidarietà, perché ritengo che le ragazze e le donne hanno una marcia in più, hanno una sensibilità particolare e che se ci uniamo, se collaboriamo, possiamo davvero realizzare grandi cose e sentirci molto più forti insieme. Perché il sogno, queste sono frasi che mi piacciono molto, il sogno di una persona conta, ma il sogno di decine, centinaia e migliaia di ragazze e donne insieme invece fa molto più rumore, fa molta più luce e inizia a contare davvero. Ritengo che la vita non è uno sport individuale ma un gioco di squadra e che quindi i sogni, le vittorie, le gioie sono belle se sono condivise. Quindi un'altra frase con cui voglio concludere, che è una delle mie preferite, che mi ripeto sempre, è che se si sogna da soli rimane solo un sogno, se si sogna insieme diventa realtà, perché condividere crea entusiasmo e tutti insieme lo facciamo diventare realtà. Grazie mille Giuliana, davvero, cioè basta parlare mezz'ora con te per capire poi in realtà quanta energia hai, quanto sei determinata, e è bello che tu abbia deciso di condividere tutta questa energia, di non tenertela tutta per te, perché poi alla fine quando si condivide così, almeno io penso che sia proprio contagioso, per me è contagioso. Speriamo che sia stato anche di ispirazione non solo per noi ma anche per le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, che ci sia insomma il modo di continuare sempre a sognare, a seguire le proprie ambizioni, i propri sogni, e anche speriamo che appunto sia di ispirazione anche per andare avanti in questo periodo e per trovare sempre il buono. Quindi ti ringraziamo tantissimo e grazie per appunto aver partecipato a questa chiacchierata. Io ringrazio voi, grazie mille a voi per avermi dato questa opportunità. Grazie Giuliana per essere stata qui con noi, ringraziamo i nostri ascoltatori e ricordiamo le nostre pagine social, il gruppo Facebook Radio Femminile Plurale, la pagina Facebook Conferenza Donne Democratiche Toscana, il sito internet www.donnedemtoscana.it e qui potrete trovare del merchandising se avete voglia di comprare appunto e di finanziarci. E ovviamente la pagina YouTube Conferenza Donne Democratiche Toscana. Seguite anche la nostra ospite che Giuliana, ricordaci appunto i tuoi social. Io ho il mio profilo personale su Facebook Giuliana De Luca e ho anche collegata la pagina invece dove parlo più della mia attività e delle mie esperienze personali, e anche Giuliana De Luca è il mio profilo Instagram, quindi assolutamente sono contenta se quello che abbiamo fatto insieme stasera può essere di aiuto, di ispirazione, di motivazione a chi ci ascolta, e sono ovviamente aperta a chiunque voglia anche contattarmi per condividere e confrontarmi con loro. Grazie a tutti, buona serata.